cose molto generali che riguardano l'avvenire, diciamo, il futuro. Così era un incontro di cortesia, un primo incontro, lo incontro per, nella mia veste di, ma non oltre questo. Di tutto quello che Luca vuole parleremo, di tutto la, i rapporti che ci sono con la fondazione. Quindi è una, semplicemente una cosa di così di conoscenza, diciamo, così, insomma, no? Cioè, visto che il forum coincide con il trentesimo, mi sembra che cioè non ci vuole neanche un assessore alla cultura per pensarla questa cosa. No, beh, ci vuole tutto il nostro desiderio è di fare tutto quello che la Fondazione, Luca in particolare, ritengono giusto e condivisibile. Quindi sulle idee su cui ci metteremo d'accordo, su cui troveremo la condivisione, faremo tutto quello che possiamo perché riescono al meglio. C'è una condivisione di idee? Tutto, un forum che sia... dedicato ad Edoardo. No, non solo ad Edoardo, che Edoardo ci sta certamente dentro pienamente. Poi il programma lo stiamo definendo. Penso che potremo fare comunque una bella cosa per Napoli e per la cultura in Europa, nel Mediterraneo e anche universale, no? Perché è il forum universale della cultura. Si legge spesso la Il forum, diciamo, dovrebbe avere una sorta di prologo, diciamo così, adesso, insomma, a luglio, per dare l'idea che finalmente è una cosa che si fa, perché adesso possiamo dire che è una cosa che si fa concretamente, perché c'è una delibera regionale che ha approvato i programmi, che ha approvato gli stanziamenti, quindi abbiamo una certezza amministrativa che è il presupposto per poter costruire. Quindi poi dovrà avere poi una sua cerimonia ufficiale di iniziazione, diciamo, che sarà a settembre. Ah,